Si è conclusa con un minuto di silenzio in ricordo della tragedia di Lampedusa davanti al comune di Agrigento, la manifestazione degli studenti dell'Agrigentino per protestare contro il degrado e l'abbandono della scuola e dell'istruzione pubblica. Questa notizia ci colpisce molto. Difatti noi ci poniamo assolutamente contro la legge Bossi-Fini, perché è veramente una legge inumana. E quindi abbiamo deciso di fare un minuto di silenzio anche per questo. La mobilitazione oggi in circa 80 città italiane ha interessato quindi anche la città di Agrigento, con la partecipazione di studenti arrivati da ogni parte della provincia. Il corteo è partito da Piazza Cavour, attraversato Viale della Vittoria, ha proseguito davanti la sede della provincia regionale di Agrigento e prefettura, per poi manifestare per tutta la via Atenea. La manifestazione contro i tagli alla scuola pubblica a difesa del diritto allo studio ad Agrigento è stata organizzata dal collettivo Sempre in Lotta. Studenti nuovamente in piazza a difendere i vostri diritti, il diritto allo studio. Sì, infatti, cioè, oggi è stata una data di mobilitazione nazionale, perché noi appunto volevamo dare un forte segno al governo che siamo stanchi di questa situazione, non vogliamo più tagli alla scuola pubblica, ma anzi noi vogliamo il raddoppiamento dei finanziamenti alla scuola pubblica, l'azzeramento totale dei finanziamenti alla scuola privata. Inoltre siamo qua, ci siamo venuti pure qua al comune di Agrigento, perché come studenti noi pretendiamo la gratuità dei trasporti e ancora gli abbonamenti dell'autobus non sono arrivati agli studenti agrigentini. Noi oggi siamo scesi in piazza a manifestare contro il contributo scolastico, contro l'autonomia scolastica, contro i tagli che vengono fatti da 20 anni a questa parte alla scuola pubblica. Da 20 anni a questa parte sono stati fatti all'incirca 10 miliardi di euro di tagli. E il governo, tutti i governi hanno fatto questi tagli tranne il governo Letta, che si vanta di non averne fatti, ma perché? Solamente perché non c'è più niente in cui tagliare. E ha stanziato infatti 400 milioni di euro per tutte le scuole, ma in confronto ai 10 miliardi tagliati in questi anni non sono praticamente niente. Le scuole quindi, con l'autonomia scolastica, che è una legge del 2000, sono obbligate a trovarsi i contributi per far funzionare le scuole da sole. Però facendo questo fa pagare gli studenti, chiede ai contributi alle famiglie. Noi siamo contro questi contributi, perché la scuola pubblica, quindi. Esatto, noi vogliamo la scuola pubblica gratuita, laica e di qualità. Noi chiediamo questo oggi in piazza.